Ciao, benvenuti, benvenuti. Allora, stavolta abbiamo deciso di fare una carrellata di tutorial tutti per voi, sperando di fare cosa gradita. Il tema è l'azzurro e io ho deciso di riprodurre una fatina, la fata dell'azzurro per l'appunto, che fuoriesce da un vero tubetto di tempera azzurra, azzurro cielo. È un colore particolare perché appunto rappresenta un po' il cielo, il mare, quindi qualcosa di infinito, così come il simbolo che ha tutta una serie di significati bellissimi. Per cui niente, spero che vi divertiate, spero di riuscire a spiegarvi al meglio passo passo la riproduzione di questa fatina, che è felicissima di essere venuta fuori da questo tubetto per poter finalmente svolazzare tra i cieli. Buon lavoro e buona estate. Ciao ciao! E iniziamo a manipolare un po' di pasta color avorio per realizzare la base sulla quale è appoggiata la nostra fatina dell'azzurro. Io ho utilizzato la pasta Classic per realizzare la base, che come sapete è bianca e quindi l'ho precolorata io con un po' di avorio. Quindi da un rotolo, da un cilindro, andiamo a picchiettare con le dita, perché io ho pensato a una base di sabbia. Quindi per cercare di dare le classiche impronte che ha la sabbia lasciate da noi, diamo dei picchiettini, così delle pacchettine con le dita per imprimere le impronte. Formiamo ora il busto della fatina, quindi questo è quello che dovremo realizzare insieme e per inserirlo ci aiuteremo con un fil di ferro oppure anche con uno stuzzicadenti. Quindi con un po' di pasta Nikron color pelle formiamo prima una pallina che andiamo ad assottigliare ad un'estremità, perché così come il genio della lampada anche la nostra fatina dell'azzurro dovrà venire fuori dal tubetto della tempera, quindi dovrà avere un fine vita a punta. Eccolo, ecco perché si parla di goccia in questo caso per il busto. Andiamo ad appiattire la parte superiore dove andranno i seni e dove andremo a tirar fuori poi il collo. Quindi lavoriamo bene la parte sottostante e la parte superiore. Io mi avvalgo sempre dell'aiuto delle dita e quando devo andare a definire maggiormente certi dettagli, mi aiuto con i classici attrezzi della punta siliconica. Ecco che tiro fuori il collo. Rifinisco meglio anche la parte retrostante, le spalle. Come vedete, in questo caso sto utilizzando proprio lo strumento di cui parlavo prima.
Restringo le parti laterali dove andremo ad attaccare poi le braccia. Piego la parte finale e vado a lavorare anche la parte della colonna, quindi nella schiena, e incido leggermente con una leggera pressione con lo strumento di cui vi parlavo prima, quindi con la punta siliconica. A questo punto ecco il busto pronto, ovviamente asciutto, che con l'aiuto di uno stuzzicadenti andremo, e con un po' di colla vinilica ovviamente, andremo ad inserire all'interno del tubetto della tempera. In questo modo. A questo punto dobbiamo appoggiare la nostra scultura sopra un supporto in modo tale che possa asciugare senza cascar giù. E quando lo riprenderemo sarà ben asciutto e ci potremo continuare a lavorare. Mentre la nostra scultura asciuga, ci dedichiamo alle braccia. Quindi da un cilindro di pasta color carne, che ovviamente sarà la stessa utilizzata per realizzare il busto, sarà la stessa che utilizzeremo in un secondo momento per realizzare la testa della nostra fatina. E adesso, dedicandoci alle braccia, dobbiamo far sì che da un cilindro di pasta che noi andiamo a spianare, la mano, aiutandoci con la mano, dobbiamo dividerla in due metà. Quindi la taglieremo proprio centralmente, come vedrete tra poco. Ecco, adesso sto spianando un cilindretto di pasta color carne. Spero che la spiegazione sia utile, poiché purtroppo la qualità dell'immagine non è perfetta. E come vi dicevo, ho tirato fuori, vedete, le due manine nelle estremità del cilindro e in mezzo vado a tagliare aiutandomi con una forbicetta, così da ritrovarmi due parti uguali e a lavorare così le due braccina. Ora ci dedichiamo alla mano. Ho tirato fuori con le dita la manina e vado a tagliare. A questo punto vado a tagliare con le forbicette le ditina, quindi faccio dei semplici taglietti verticalmente lungo la manina. Ovviamente vado ad accorciare il mignolo che rimane più corto. Taglio le estremità che tendono a rimanere appuntite, ovviamente una volta che le tagliamo con le forbicine, e diamo un taglietto netto in orizzontale. Thank you.
lavoro la parte del gomito, aiutandomi con le dita, do una leggera flessione al braccio. E a quel punto faccio le prove per vedere se ho realizzato la giusta posizione e anche la giusta proporzione. Passiamo alla testa. Una pallina di pasta che sostanzialmente va divisa in due parti. Una parte superiore, che sarà quella della fronte, e una parte inferiore più stretta, laddove ci saranno le guance, il nasino e la bocca. Normalmente utilizzo dapprima le dita per fare questa divisione e incisione, se vogliamo, al centro della testa, e poi utilizzo gli strumenti per definire meglio, ma soprattutto per evitare di lasciare le impronte delle dita, dei polpastrelli. E mi correggo, non proprio centralmente alla testa, come ho detto inizialmente, deve essere più della parte nella parte inferiore. Tendo a schiacciare leggermente la parte centrale per ricreare una sorta di rilievo che sarà lo spazio in cui dovremo realizzare il naso e la bocca. Quindi vado a tirar fuori l'una contro l'altra la pasta per realizzare il nasino. Se volete vedere anche un altro video per realizzare insieme la testina di un elfo, ricordo che lo trovate sul mio canale YouTube. Ricreo la parte del mento, sempre nella parte centrale e inferiore del viso, laddove andrò a modellare la bocca. La parte delle sopracciglia, creiamo delle piccole fossette espressive, definiamo meglio la parte inferiore del nasino, dove poi andremo ad incidere due fori che saranno le narici. Prendiamo le giuste proporzioni, facciamo le prove appoggiando la testina sul collo. Incidiamo le narici e creiamo la bocca. Facciamo due buchini, due forellini nella parte laterale della bocca e poi li colleghiamo l'un l'altro incidendo con uno strumento da taglio, può essere anche un cutter, una taglierina. Dobbiamo collegare i due puntini che abbiamo realizzato poco fa, segando, quindi facendo penetrare il cutter o la taglierina all'interno della pasta tra un buchino e l'altro, accentuando poi in un secondo momento le fossette laterali, che appunto sono quei forellini da cui siamo partiti. Tendo a buttar giù la pasta con lo strumento, quindi verso il mento,
e modelliamo le sue orecchiette. Quindi un piccolo cilindro di pasta, sempre dello stesso colore ovviamente, sempre Nikron Classic. Abbiamo diviso il cilindretto in due parti uguali, così come abbiamo fatto per le braccia, e ricaviamo quindi due palline che trasformeremo in due gocce, perché le orecchie degli elfi sono a punta e delle fatine. La appiattiamo leggermente e la attacchiamo con un po' di colla e con un strumento in gomma siliconica andiamo a ricreare quelle fessure, quell'incavo che parte dall'interno dell'orecchio, quindi dal lobo verso l'esterno, per poi congiungere l'orecchia al resto della testa e levar via le giunture. Possiamo aiutarci con un po' di levigatura con il pennello e l'acqua. Ecco, abbiamo realizzato la testa e il busto e le braccia attaccate al busto. Una volta che la nostra sculturina è asciugata, spingiamo all'interno del collo lo stuzzicadenti, così da poter collegare finalmente la testa. Un po' di colla. Ed ecco la testolina della nostra fatina che si ricongiunge finalmente al resto del corpo. Mettiamo sempre da parte, pezzo per pezzo, e lasciamo asciugare, qualora i pezzi non fossero ancora ben asciutti, proprio per evitare di piegare o di deformare la nostra pasta e tutto ciò che abbiamo creato. Andiamo finalmente a infilare lo stuzzicadenti all'interno del tubetto della tempera, dopo aver messo un po' di colla. E ovviamente, come sapete, si lascia asciugare, sempre appoggiandola ad un supporto. Ora vedete che la testa è staccata, ma non preoccupatevi, perché come vi ho detto inizialmente, il video è registrato, di conseguenza andremo ad assemblare il tutto più tardi. Adesso ci dedichiamo alla parte dell'abitino, perché la nostra fatina ha un gonnellino di petali azzurri. Come ricrearli? Semplicemente aiutandoci con i nostri venatori in silicone. Schiacciamo un po' di pasta flex, in questo caso ho utilizzato la pasta flex nel nostro venatore e applichiamola leggermente, aiutandoci con un po' di colla, alla vita della nostra fatina e con un pennellino levighiamo in modo da farla aderire perfettamente senza le fastidiosissime giunture che noi andiamo a levar via. Aiutiamoci col nostro attrezzo della punta siliconica per continuare a definire le venature delle foglie e a farle combaciare perfettamente con il suo corpicino. Una volta che abbiamo terminato le nostre foglie, con la stessa procedura che vi ho mostrato poco fa, andiamo finalmente un'altra volta a inserire la testolina, ma stavolta per davvero. Ora ci dedichiamo alla parte del petto, quindi così come abbiamo realizzato i petali per il suo gonnellino, faremo ugualmente per il resto del suo vestito. Pigiamo un po' di pasta bianca sul nostro venatore e realizziamo
la parte superiore del suo abitino, un po' di colla e andiamo ad applicare delicatamente, strappando via la parte superiore, andiamo ad applicarla dalla vita pian piano verso su, aiutandoci col nostro strumento che farà aderire perfettamente il petalo al petto della, e alla vita della fatina, e con l'aiuto delle dita andiamo a girare leggermente la parte superiore della foglia e del petalo, scusate. Lasciamo asciugare e allo stesso modo proseguiamo per terminare anche la parte laterale e retrostante del suo abitino. Creiamo adesso i fori per le ali. I forellini realizzati con uno stuzzicadenti o con uno strumento appuntito, all'interno dei quali infileremo le ali una volta realizzate e asciugate. Cerchiamo di ricreare questi fori quando la pasta è ancora fresca, perché ci verrà molto più semplice. Eccola, come vedete, inizia a delinearsi sempre di più la nostra fatina quasi terminata, quasi, perché mancano ancora alcune cose, come ad esempio le ali. Andiamo a realizzarle insieme. Un po' di acetato o nylon, comunque quel materiale che si trova tranquillamente in commercio anche tramite i fiori finti, i fermatende, ecco. Possiamo riciclare qualsiasi cosa che ci tornerà utile anche in questi casi. Io, ad esempio, conservo sempre tutto e in questo caso ho voluto riciclarle per realizzare le ali della nostra fatina dell'azzurro. Quindi le abbiamo ritagliate a forma di goccia, delle ali molto semplici, molto basic. Prendiamo un fil di ferro di 0,6 mm e lo dovremo porre tra le due ali, perché abbiamo tagliato quattro gocce, o meglio quattro veli di ali a forma di goccia, quindi il fil di ferro andrà posto tra le due a luce con un po' di colla specifica per tessuto. Lasciamo asciugare. Io infilo sempre tutto o all'interno di una molletta o su una base di polistirolo. Chi mi conosce e mi segue da tanto sa bene quanto io ami gli sbrilluccichi, quindi i brillantini, porporine varie, ed ecco che vado a illuminare le ali con semplicemente dello smalto, lo smalto per unghie, con dei brillantini. Qui potete sbizzarrirvi come meglio credete, i miei consigli sono relativi perché ovviamente ognuno di voi andrà a spennellare come più preferirà. Arricchite il tutto con della porporina color azzurro che andrete a versare con un po' di colla e aggiungendo, se volete, anche delle microsfere che andranno a formare quella sorta di crosticina che a me personalmente piace tanto. Lasciamo asciugare.
passiamo ora alla colorazione della nostra fatina. Quindi con un po' di tempera azzurra andiamo a colorare i suoi petali, il suo abitino. Diamo un po' di sfumature tra l'azzurro e il bianco e con un po' di cipria perlescente andiamo a spolverare la base e su tutto il suo corpo, anche il viso e anche i petali. Dopodiché passiamo alla colorazione del suo visetto, quindi con un po' di tempera rosata evidenziamo il nasino, le narici, la fessura della bocca, le fossette sulle guance e le fossette dell'arcata sopraccigliare. A questo punto dipingiamo gli occhietti. Io ho prima utilizzato la matita per delinearli, dopodiché ho passato un po' di bianco titanio in modo da non sbordare. Con un pennellino 00 fissiamo le ciglia. Andiamo poi a dipingere l'iride. Io ho deciso di utilizzare un azzurro sfumato, anche se purtroppo non si vede bene. E infine le pupille e le pagliuzze degli occhi, che danno quel qualcosa in più allo sguardo, col bianco titanio. Come potete vedere, la nostra fatina sta per essere ultimata e sta prendendo vita. Adesso ci dedichiamo alla parte finale, quindi dei suoi capelli, per i quali ho utilizzato la pasta della Nikron Soft. Una pasta, devo dire, meravigliosa perché è molto morbida, soffice al tatto, alla modellazione, bianchissima, leggera. Quindi da una pallina di pasta siamo passati a un ovale, che ho schiacciato, ho piegato e, come vedete, con il quale ho ricoperto la nuca da un orecchio all'altro. Dopodiché, con un attrezzo come quello che vedete nel video, ho delineato tutti i tagli e le fessure dei capelli. E siccome ho deciso di fare delle codine, quindi sono partita dal centro della fronte fino ad andare giù verso la nuca per fare una linea divisoria centrale, dobbiamo emulare quindi le ciocche che solitamente si fanno per le codette. Una volta fatte le ciocche, dovrete fare un piccolo foro centrale per ogni parte, dentro il quale poi andremo a mettere una piccola ciocchina di capelli e da una goccia di pasta bianca
leggermente schiacciata, andremo a fare le classiche fessure del capello, i tagli verticalmente. La pasta è morbidissima, quindi non avrete nessunissimo problema. Una volta intagliata, creiamo una punta e con un po' di colla andiamo a conficcarla e a inserirla dentro il foro realizzato precedentemente. Fissiamo per bene. Dopodiché andiamo a mettere gli elastici, un pezzo di pasta azzurro, formiamo un cilindro sottilissimo con le dita che andremo poi ad attorcigliare nella coda con un po' di colla, ci aiutiamo col pennellino e lo attorcigliamo fino a chiuderlo. Stessa cosa faremo dall'altra parte con l'altra coda e abbiamo realizzato così gli elastici. Infine, per quanto riguarda la sua chioma bianca, realizziamo una frangia al vento, quindi da una piccola goccia di pasta bianca, sempre soft, Nikron Soft, realizziamo la prima ciocca al vento. Stessa lavorazione che abbiamo utilizzato per le code e per i capelli. Ed eccola. Ecco la nostra fatina. Cosa avrà mai per copricapo? Ovviamente il tappo della nostra tempera, che non lasceremo certamente così, ma andremo a impreziosire con un po' di smalto e porporina. Spolveriamo infine i suoi capelli con della cipria perlescente e io ho deciso di applicare sulla sua tempia qualche stellina. Ce l'abbiamo fatta, la fata dell'azzurro è finalmente terminata. Ora è pronta a portare un po' di polvere di fata e dell'azzurro dappertutto e svolazzare tra i cieli. Io mi auguro che questo video tutorial vi sia piaciuto, che vi siate divertite, vi auguro adesso un buon lavoro e mi scuso se le inquadrature non siano delle migliori, spero di far meglio una prossima volta. Se vi va, seguite la mia pagina Facebook per vedere altri lavori, altri folletti del bosco curiosi e altre fatine.
E per altri video tutorial gratuiti seguite il mio canale YouTube. Qualcosa di speciale, Folletto Sam. Ciao ciao, buona estate a tutti!